Quindi salve, io sono Daniele Arena, faccio parte della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Giovanna mi ha chiesto, diciamo, di inquadrare un po' questa questione del car sharing e della mobilità sostenibile in quello che è un discorso un po' più ampio, ovvero di quella che viene chiamata la sharing economy. Intanto due parole al volo su quello che è la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. È un'entità no profit che è nata nel 2008. Lo scopo è favorire lo sviluppo della green economy in Italia. Non sto a dire esattamente di cosa si tratta la green economy, però sostanzialmente si tratta di mettere insieme delle aziende che girano attorno Sì, esatto. alle Sì, tematiche organizzazione. ambientali e quindi fanno economia sulla sostenibilità. Quello che fa la fondazione è soprattutto fare studi, ricerche, organizzare workshop, diffondere buone pratiche e fare anche supporto tecnico sia e consulenza sia a delle istituzioni che a delle imprese. I settori sono quelli classici, diciamo, della sostenibilità e green economy, ovvero energia, clima, riciclo dei rifiuti, gestione dei rifiuti, sostenibilità d'impresa e, come in questo caso, mobilità sostenibile, che è quello di cui mi occupo io. In particolare per la sezione mobilità della fondazione di cui faccio parte, collabora con una serie di organizzazioni internazionali, tra cui l'Agenzia Internazionale dell'Energia, l'Unione Internazionale delle Ferrovie, alcune grandi imprese italiane, facciamo consulenze ad esempio per Poste Italiane, NTV. E entità pubbliche nazionali, locali, ad esempio con il Ministero dell'Ambiente un paio d'anni fa è stata fatta una ricerca sulla riduzione della CO2 nel settore dei trasporti e delle proposte per un piano nazionale della riduzione dei gas serra. Quello che non ho detto prima è che la fondazione è nata su iniziativa di Edo Ronchi, che è ancora il presidente della fondazione, che è un ex ministro dell'ambiente che è uscito, diciamo, dalla politica e ha creato la fondazione che ha fatto parecchie cose. In particolare ha scritto il decreto che ha lanciato il mobility management in Italia, per cui appunto esistono, come diciamo, sono stati istituzionalizzati i mobility manager. Ma veniamo al punto di cui mi ha chiesto di parlare Giovanna, che è la sharing economy. La sharing economy nasce dal contrasto tra quella che viene chiamata l'economia lineare e l'economia circolare. Da una parte c'è l'economia lineare in cui si prendono risorse dal nostro pianeta, si elaborano, poi si distribuiscono e si vendono ai consumatori, alle persone che siamo poi noi. Noi utilizziamo, consumiamo questi prodotti e poi li buttiamo, quindi c'è una linearità, non c'è un ciclo. Si parte dal pianeta, si estraggono le risorse e poi a un certo momento vengono buttate. Quello che sta sempre più nascendo in questo periodo, sta crescendo l'importanza di quella che viene chiamata l'economia circolare, ovvero le risorse vengono estratte dal pianeta, vengono elaborate, vengono distribuite, vendute e utilizzate da noi, ma in qualche modo vengono rimesse in circolo per rendere un ciclo più sostenibile, perché altrimenti per sostenere il nostro tenore di vita ci sarebbe bisogno di ben più di un pianeta. La sharing economy in particolare, anche detta consumo collaborativo, si focalizza su uno degli elementi cardine di questa economia, ovvero proprio il consumo, l'utilizzo da parte delle persone di questi beni. Mentre in un'economia lineare più si consuma e più vengono prodotti, estratti, più vengono creati questi prodotti, estratte le materie prime, eccetera. In un'economia, circolare si tende a limitare il consumo di prodotti, il consumo eccessivo almeno dei prodotti, e quindi si tende a condividere questi prodotti. Quindi uno stesso oggetto, prodotto, viene utilizzato più volte da diversi consumatori. Vi faccio un esempio. Io immagino che a casa di ognuno di voi ci sia un trapano. Ora, avete idea di quanto
quanto tempo viene usato un trapano dall'inizio alla fine della sua vita, cioè da quando viene prodotto a quando viene buttato. Un trapano viene usato per 13 minuti, un singolo trapano. Quindi non solo non c'è bisogno di un trapano per persona o di un trapano per casa, basterebbe praticamente un trapano per quartiere. Cioè non c'è... Perfetto, non c'è bisogno di un trapano per tutti perché si può chiedere in prestito al vicino, cioè qualcuno ce l'ha. Quindi c'è veramente bisogno di un oggetto per ogni singola persona? 13 minuti. E Beh, così come un veicolo privato lo usiamo infatti quanto tempo in un giorno? adesso ci veniamo. Quindi i principi guida della sharing economy sono... Intanto che i prodotti inutilizzati sono sprecati, questo è un parcheggio, e dopo parliamo di quanto viene usata una macchina. Accesso ai beni e non per forza proprietà dei beni, come abbiamo visto col Book Crossing, noi abbiamo tutti delle librerie a casa di libri che abbiamo letto una volta e che rimangono là. Ora è chiaro che ci sono delle persone che sono feticiste e amano avere il libro a casa, però... Tante persone non hanno particolarmente interesse, almeno una parte dei libri sarebbe disposta a metterla in circolo e a darla, regalarla, prestarla, venderla. Questa è il Trinity College a Dublino. Il concetto di scarto nella sharing economy non esiste perché c'è sempre qualcuno che ha bisogno di quello che noi scartiamo. Noi non abbiamo bisogno di un vecchio mobile. Io avevo una vecchia scrivania, ho messo su un sito su un sito internet, ho pubblicato che regalavo questa scrivania, in 3 ore sono venuti a prendersela. Quindi non c'è uno scarto. Perché buttare le cose? Qualcuno ne avrà sicuramente bisogno. E poi la sharing economy mette anche al centro la collaborazione tra le persone. Mentre prima il concetto era azienda che vende il prodotto, io ho il rapporto solo con l'azienda che vende il prodotto, adesso c'è molta più interazione orizzontale fra le diverse persone che si scambiano, si vendono, si affittano le cose. E quindi passiamo da un'economia che è basata sul possesso di qualsiasi cosa, di libri, vestiti, CD, DVD, trapani, macchine, ma anche possesso di uffici, di stanze, a un'economia basata sulla condivisione, in cui le cose vengono affittate, vengono prestate, vengono scambiate oppure vengono offerte come servizio. E qua vediamo per i libri oltre a Book Crossing, cioè questa cosa è esistita da tempo, perché le biblioteche già sono un servizio di condivisione e di accesso al bene piuttosto che proprietà. E per ognuna di queste cose ci sono delle iniziative, delle start-up, delle società che permettono di accedere ai beni piuttosto che esserne proprietari, tra cui il car sharing di cui vedremo poi, però anche il co-working per quanto riguarda gli uffici, Airbnb, couchsurfing per le stanze, per i letti, diciamo, che abbiamo a casa. Tutto questo è agevolato ovviamente dalla tecnologia, l'avvento di internet, degli smartphone, l'accesso alla rete ovunque ci permette di avere un accesso costante a tutte le cose di cui abbiamo bisogno. Il trapano lo possiamo prendere dal vicino. Però magari uno specifico libro, uno specifico vestito, DVD, magari non ce l'ha il vicino, ma tramite la tecnologia esistono dei siti, degli strumenti che ti possono permettere di accedere a esattamente la cosa che vuoi, c'è sempre qualcuno che potrebbe vendertela, affittartela, fartela usare. E dall'altra parte il sistema di fiducia, mentre prima il cittadino consumatore, diciamo, poteva avere un rapporto di fiducia solo con l'azienda che gli vendeva le cose, quindi fidarsi di un'azienda che gli vendeva delle cose di qualità al prezzo giusto, eccetera. Adesso c'è un sistema orizzontale di fiducia per cui tu sei in grado di dare e ricevere fiducia anche orizzontalmente da altre persone, come ad esempio il sistema di feedback di eBay.
per cui sia il venditore che l'acquirente di un oggetto si danno dei feedback a vicenda, per cui se qualcuno riceve dei feedback negativi, nessuno comprerà più da lui o nessuno gli venderà più delle cose. E poi gli impatti della sharing economy sono su diversi elementi. Da una parte un impatto economico, sia a livello di tasche nostre, perché come dicevamo prima, per usare 13 minuti il trapano lo chiedo in prestito al vicino, ho risparmiato 50 euro, quello che è. Che impatti sull'economia proprio come sistema globale. La sharing economy viene considerata come avere un giro d'affari più o meno di 500 miliardi di dollari l'anno, che è in crescita. Si stima, ad esempio, in Gran Bretagna una crescita potenziale da qua a 5 anni del 15%, quindi è notevolmente in crescita. Ci sono impatti sull'ambiente, è inutile dire che usando meno cose, scambiandosele e affittandole, si producono meno cose, quindi c'è meno impatto sull'ambiente. E anche impatto sociale, per cui uno interagisce di più anche con i propri pari, quindi gli altri consumatori, le altre persone, i vicini di casa. Ci sono le social street adesso, siccome nessuno usciva più di casa e stavano tutti attaccati al computer, adesso per conoscere i vicini di casa ci sono le pagine Facebook della social street, per cui tu trovi i tuoi vicini di casa su internet e dunque invece di uscire di casa e bussare, magari però li conosci comunque. Venendo al discorso che facciamo oggi, cioè la mobilità e il settore automobilistico, è uno di quelli che ha più potenzialità. Intanto, quante persone hanno la macchina qua? Tutte. Praticamente tutti. Comunque sei decentrata. Io no, però ho una moto. Allora, in Italia ci sono 600 auto ogni 1000 abitanti, a Roma ovviamente di più perché non ci facciamo mancare niente, ce ne sono 700. E se accoppiate questa informazione con quella sopra, che è che ogni auto rimane inutilizzata per il 93% del tempo, in media, è chiaro che c'è chi la usa di più, c'è chi la usa di meno, ma la vostra auto, lo sapete benissimo, viene usata per il tragitto, casa, ufficio e ritorno al massimo. Il mio vicino di casa ha due macchine, una delle due macchine è tenuta sempre sotto casa per avere il posto sotto casa, che è praticamente il suo parcheggio privato. Quindi lui usa una macchina sola, ma ne ha due. Una è il placeholder per il suo posto macchina. E queste immagino che siano storie un po' di tutti. E quindi per limitare questo concetto di possesso della macchina, che tra l'altro sta diventando sempre meno uno status symbol, ma questo è tutto un altro discorso, ci sono una serie di iniziative che sono da una parte il car sharing, di cui poi ci parleranno Enjoy Car2Go. Qua ci sono alcune iniziative, quelle di Roma sono solo tre, poi ce ne sono altre in Italia e altre ancora nel mondo, in cui si può sostanzialmente fare dei microaffitti di macchina della macchina per andare da un posto a un altro, ma insomma ve lo diranno meglio loro. E il carpooling, in cui uno che possiede una macchina può dare passaggi ad altri, magari in cambio di un rimborso spese sui passaggi, ma Giovanna ha detto che l'ha già presentato in un'altra iniziativa. Forse il più noto servizio sito di carpooling è BlaBlaCar, che è abbastanza di moda adesso, però ce ne sono diversi altri. Una cosa che non esiste in Italia, ma probabilmente arriverà, è quello che si chiama il peer-to-peer rental, cioè l'affitto di macchina da cittadino a cittadino. Per cui io ho una macchina, non la uso, la affitto a qualcun altro. Negli Stati Uniti esiste un servizio che si chiama Flight Car, mi sembra, per cui qualcuno che deve partire, prendere un volo all'aeroporto, guida con la sua macchina fino al parcheggio dell'aeroporto, lascia la macchina là, parte e mentre lui sta fuori la macchina viene affittata. Per cui non solo non paga il parcheggio, ma rischia anche di farci qualche soldo, mentre la macchina sta là perché tanto lui non ci fa niente perché è partito. E
quali sono alcuni dati che forse loro vi diranno. Poi ieri è stata organizzata proprio dalla fondazione in collaborazione del Comune di Roma, anche gli operatori del car sharing, c'erano degli operatori di car sharing anche esteri, è stata organizzata la giornata europea del car sharing al Campidoglio, per cui ci sono, poi oggi sono uscite sui giornali, quindi ci sono delle cose. Vi do solo un paio di dati al volo. Mondialmente ci sono più di 2 milioni di utenti nel 2013 che passeranno, è previsto passeranno a 12 milioni nel 2020, quindi 6 volte tanto. 6 volte tanto anche il giro di affari, si parla di $1 miliardo adesso e 6 in prospettiva. E gli impatti ambientali ci sono state stimate 500.000 tonnellate di CO2 risparmiate, e soprattutto a livello di traffico, avere le auto in car sharing significa che le auto private dalla strada vengono tolte. Ci sono delle persone che stanno decidendo, all'estero spesso hanno già deciso di abbandonare la seconda macchina o addirittura qualcuno la prima macchina, perché tanto prendo il car sharing, che comunque costa molto meno, no? Calcolate il bollo, l'assicurazione, la benzina, le spese di manutenzione, quindi tutta una serie di cose per cui pagare 5, 8, 10 euro di car sharing a spostamento mi può convenire. Chiudo con una cosa al volo, che è un esperimento che ha fatto Zipcar, che non è operativa in Italia adesso, quindi non è in competizione con gli operatori che sono presenti qua. Un esperimento che è stato fatto in realtà 5 anni fa, per cui hanno chiesto a 250 persone di lasciare le chiavi della macchina per un mese. Gli hanno dato un abbonamento gratis al loro car sharing, e gli hanno detto: ok, voi per un mese non usate più la macchina e vediamo come va. Quindi queste persone hanno usato sì il car sharing, ma anche il trasporto pubblico, sono andate a piedi e sono andate in bici. I risultati sono stati notevoli, perché le persone hanno speso in complesso un terzo di quello che spendevano nel trasporto prima, hanno fatto 2/3 di chilometri in meno, hanno raddoppiato l'uso dei trasporti pubblici, hanno fatto migliaia di chilometri in bici e tra l'altro hanno pure perso peso, cioè sono dimagriti perché sono andati in bici e a piedi, quindi la metà delle persone sono dimagrite, in tutto un dimagrimento più o meno di 200 kg. E la cosa più interessante è stata che alla fine dell'esperimento tante persone, 100 persone, hanno deciso: vabbè, io sto bene così, quindi non voglio più usare la macchina. Quindi vi suggerisco anche a voi di dimagrire in tanti modi. Grazie. La rivediamo. Era una presentazione, scusate. Abbiamo tutte le presentazioni. La presentazione per caso l'avete a portata di mano? La presentazione ce l'avete a portata di mano? Sì, la possiamo mettere direttamente su. Va bene, allora. Sempre un piccolissimo commento: i modelli teorici poi si devono inserire nel territorio. Allora, di fatto l'Italia ha un territorio che ha uno sviluppo urbanistico che ha favorito la dispersione urbana. Quindi quello che mi domando sempre è come si fa a rendere accessibile e come ci si fa a spostare in una realtà con una simile dispersione. Questa è una domanda mia personale, non lo so, però è un fatto che si è stati tutti mano a mano spinti a spostarsi al di fuori delle città. Che cosa si prende per andare al lavoro? Questa è la domanda che io mi faccio come mobility manager. E no, non ditemi che è il carpooling, perché non è così semplice la cosa. Perché questa condivisione deve avere un presupposto culturale e sociale
e anche di motivazione che la rende effettiva. In Italia abbiamo questo grosso problema di sviluppo urbanistico assolutamente al di fuori di ogni regola, che secondo me in altri paesi non è così accentuato e che crea dei grossi problemi alle forme alternative di mobilità. Non credo di dire qualcosa di tanto fuori luogo. Allora. Eccolo qua. Pronti. Se vogliamo cominciare, io ho preparato la presentazione. Prego, cominciamo, sì, con questa, per capire come funziona Enjoy. E abbiamo cominciato a vedere anche i pressi della nostra sono partito sera. Mi sto mangiando una caramella. No, è perché la prima presentazione si è caricata, lui ce l'ha sul computer. La chiavetta, ma io... Allora, intanto buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito. E io sono Giovanni Nidasio, sono responsabile... Si sente? Sì? Poco? Si sente meglio? Sono Giovanni Nidasio, responsabile dello sviluppo di Enjoy, che è il car sharing creato da Eni alla fine dell'anno scorso, partito a Milano il 18 di dicembre dell'anno scorso e a Roma il 5 di giugno di quest'anno. Cos'è Enjoy? Allora, intanto Enjoy è il car sharing di Eni in partnership con Trenitalia e con Fiat. Qui vedete il sito da cui, nel quale sono diverse informazioni utili, abbastanza messe in modo abbastanza semplice, speriamo. Il nostro è un car sharing sul modello del free floating, cioè è un car sharing in cui in un'area di copertura che poi vi farò vedere, quindi in un'area in cui voi potete prelevare la vettura e rilasciarla, queste operazioni avvengono in maniera libera, quindi a differenza di un car sharing diciamo classico, più rigido, nel quale voi dovete prendere e riconsegnare la macchina in uno stesso punto ben definito, questo è un car sharing appunto free floating. Prendete la macchina ovunque la troviate, libera, e la lasciate ovunque voi vogliate, purché non in divieto di sosta. E non è raro, purtroppo. E noi abbiamo cercato di creare, proprio per quello che ho sentito diverse volte oggi, un servizio semplice, fruibile, immediato, a partire dall'iscrizione. È un'iscrizione la nostra paperless, cioè non potete fare tutto online, anzi dovete fare tutto online, non abbiamo desk nei quali dovete consegnare documenti o ritirarne altri. Ed è un servizio quindi che non prevede l'utilizzo di una carta, fate tutto o con lo smartphone o con un telefonino normale oppure via call center, ma è certamente un po' più laborioso. Quindi è un servizio che nasce per essere fruito al massimo della propria efficacia, per